Sindaco Luciani, Francavilla sta cambiando volto, tanti lavori sono in corso, alcuni sono stati conclusi, tra questi Piazza Sant'Alfonso e anche lo stadio. Sono partiti i lavori di adeguamento del Valle Anzuca in vista del prossimo campionato. Ci tengo a precisare che il Valle Anzuca aveva la sua agibilità, poi c'è stata la visita nel mese di giugno di un ispettore della FIGC in occasione del rinnovo dell'autorizzazione quinquennale che appunto la Federazione Italiana Gioco Calcio concede. In quell'occasione sono state fatte alcune prescrizioni. Io ho promesso che prima dell'inizio del campionato di Serie D, del prossimo campionato del Francavilla Calcio, avrei eseguito tutti i lavori. I lavori, come promesso, sono partiti e termineranno il 14 di agosto, perfettamente in tempo. Tutto chiarito con il presidente Candeloro? Ma continua a esserci un'incomprensione, perché lui ci attribuisce delle colpe che secondo me non abbiamo assolutamente, questi lavori ne sono una prova. Il presidente Gilberto Candeloro avrà a disposizione uno stadio perfettamente agibile, aggiungo che è uno dei migliori impianti attualmente esistenti in Abruzzo per la Serie D, e quindi lui deve pensare al calcio, deve pensare a far grande il Francavilla. Io mi auguro che lo faccia e che resti con noi almeno per una decina d'anni.